Salve ragazzi, bentornati nel mio canale. Io sono Bush e questo è il secondo episodio di Far Cry 5. Ora dobbiamo parlare con Dutch. Io già mi sono cambiato, ho creato il mio personaggio, non c'è molta scelta purtroppo, ma quello è. Qua ci sono dei collezionabili, dei documenti per farci capire quando andiamo in giro, per darci informazioni. Io vado dritto verso l'obiettivo. C'è qualcuno pronto a tornare al lavoro? Non mi sono presentato a dovere. Tutti mi chiamano Dutch. Sto cercando di capire cosa succede lassù. E non è niente di buono. Da quel poco che so, i tuoi colleghi sono vivi per il momento. Credo che li abbiano divisi. Li hanno mandati in rami diversi della famiglia di Joseph. Vuoi salvarli, lo capisco. Anch'io ho degli amici che voglio salvare. Il problema è che non arriverà nessuno ad aiutarci. Nessuno sa cosa stia succedendo qui e non si saprà finché non sarà troppo tardi. Deve esserci della gente disposta a combattere contro la setta. Dobbiamo solo mostrare come si fa. Dobbiamo fondare una resistenza. Quindi la prima cosa da fare è prendere il controllo di quest'isola. Appena abbiamo un po' di gioco, possiamo capire la prossima mossa. In quella cassaforte ci sono un'arma e una mappa. Prendile. Ti chiamo in radio appena sarai pronto. Cassaforte, eccola qua. Prendi. Abbiamo preso mappa, chiavi e Attenzione, pistola. ci sono Edeniti ovunque. Quei bastardi sono disposti a morire per quello psicopatico che li comanda. E si è visto? Si è visto benissimo prima. Allora, interagisci. Ecco qua il mondo di gioco. Stammi a sentire. Se vuoi mettere insieme una resistenza, ci sono alcune cose che devi sapere. Ci sono quattro possibilità. La prima, puoi liberare gli ostaggi catturati dalla setta. Sono tutte brave persone, disposte a combattere al tuo fianco, se le aiuti. La seconda, puoi distruggere le proprietà dell'Eder's Gate che trovi dappertutto. Cazzo, solo su quest'isola hanno costruito due altari di merda. La terza, puoi partecipare alle missioni della Resistenza. Ci sono un sacco di persone che hanno conti da regolare con la setta e il tuo aiuto gli farebbe comodo. Per finire, se davvero hai voglia di combattere, puoi attaccare gli avamposti della setta in giro per la contea. Liberarli farà guadagnare terreno alla resistenza, permettendole di lanciare una controffensiva. Benissimo. Quindi, quello che ci interessa a noi sarà salvare i civili, distruggere queste proprietà della setta. Ancora più importante, le missioni contrassegnate dalla bandiera americana, o almeno credo sia la bandiera americana, e liberare gli avamposti. Allora, Ho libero telecamere l'isola. in tutta l'isola. Ti avviso se vedo qualcosa di utile. Per ora va a sud e fa a pezzi tutto ciò che appartiene alla setta. E dà una mano a chi ne ha bisogno, ok? Passo e chiudo. Andiamo verso sud, guardando in alto la striscia che sta al posto della mappa. E qua c'è il primo avamposto. E chiamarlo avamposto è un parolone. Però è contrassegnato così. Il binocolo con la freccetta in alto per vedere da lontano e per segnare i nemici. Stazione dei Ranger, avamposto della setta. Ah, no, non l'ho fatto in tempo. Ecco, questa è la mappa. Momentaneamente non ci fa spostare più di così. Però già possiamo vedere che comunque la mappa è in 3D, mappa fantastica che dovrebbero implementare su tutti quanti i giochi open world, secondo me, perché è assurda, veramente. Allora, stazione di Ranger, va bene.
1, 2, mi sta per vedere, ok, non mi ha visto, 3, 4. Quella persona dovrebbe essere da liberare, immagino. C'è qualcun altro? No. Almeno io non l'ho visti. Facciamo così. Facciamo. Vediamo un po'. Uno. Non l'ho preso, merda. Oh, mira di merda. Presa. No, merda. Benissimo. Prima stazione liberata. Molto facile, molto facile. Tu mi dici qualcosa? Parla. Davvero, grazie. Niente di che, ok. Ho appena visto la setta catturare un tizio ai moli. Aiutalo. E magari ricambierai il favore imbracciando un fucile. Bene, prendiamo questa mappa. Parliamo con questa persona. Questi fanatici sono fuori controllo. Se vuoi difenderti, credo che ci sia la scorta di qualche prepper vicino alla rimessa per barche. Dovrebbe esserci qualcosa di utile lì dentro. Queste scorte ci daranno soldi, munizioni e mi sembra anche armi. Io le farei per primo per portarmi avanti, ma avendo già giocato questa prima parte, ora cerco soltanto di togliermela il prima possibile. 84 metri. E qua c'è una scorta. Ehi Mike, ho cercato di entrare nella scorta sotterranea, ma è saltato un tubo e si è allagato tutto. Non so come si possa recuperare. Ci serve corrente per usare la pompa e togliere l'acqua. So che l'interruttore è nella rimessa, ma è chiusa. E non mi hai lasciato la chiave. Pensaci tu, Garrett. Ora, come ho detto, non ci interessa. Comunque è molto molto semplice, basta seguire la missione. E noi andiamo avanti. Uno. Se riesci a entrare lì dentro dovresti trovare un sacco, okay, di roba utile. Da un'occhiata. No, pensavo fosse più bassa. Ma vabbè. Tirami fuori di qui. Lo liberiamo. Prendiamo tu. Anche altrimenti non questo. So come avrei fatto. Lo saccheggia, sì. Impugna un oggetto da lancio tramite la ruota delle armi, tenendo premuto L1 e selezionando con R. Premi R1 per lanciare l'oggetto. Tieni premuto R1 per ritardare il lancio dell'oggetto. Puoi trovare gli oggetti da lancio negli esplosivi, sui cadaveri o nei container. Non mi interessa questo. No, volevo io l'arma a testa. Lo assoldiamo, almeno ci aiuta. Benissimo. Hai fatto la scelta giusta. Allora, 120 metri. Adesso che hai compagnia, dovresti dirigervi insieme alla stazione di ricerca nella foresta. È letteralmente infestata dalla setta, che la usa come deposito per quel cazzo di Gaudio. Fateli fuori e fate arrivare il messaggio che adesso facciamo sul serio. Il Gaudio è una droga. Allora, premi la freccetta sinistra per ordinare al tuo mercenario di muoversi verso il punto indicato. Premi la freccetta sinistra per ordinare al tuo mercenario di attaccare il bersaglio nemico. Finché non verrà rilevato, il tuo mercenario cercherà di restare furtivo. Allora, tu già mi vuoi vedere? Ma no, che non mi vuoi vedere. Allora, segniamo quello giù in fondo. Intanto abbiamo contrassegnato anche il quarto. Purtroppo non ci possiamo stendere, l'avrei trovato molto molto utile. Aia, è passato davanti a tutti. Cerco un'altra angolazione, ne ho preso uno. E che cazzo, vabbè.
Abbiamo teoricamente anche un'altra arma, no? No, non ce l'abbiamo, perché non ce l'abbiamo, non l'ho presa, cazzo. E uno. Ma che cazzo allora? Due. Anzi, uno. Merda. No, ho finito. Ho finito tutto. Cazzo, cazzo, cazzo. Merda, davvero, cazzo. Impossibile che non c'è niente in giro per terra. Una cassa. Saccheggiamo munizioni pistola 10 e vedi. Solo 10 munizioni. Ok, gli sta ammazzando tutti lui. L'ha ammazzati tutti quanti. Benissimo, perfetto. Li ha sterminati tutti quanti. Il nostro ottimo lavoro alla stazione amico di ricerca, tra virgolette. Gli edeniti non si faranno più vedere dopo che gli avete fatto il culo. Wow. Mentre ci siete, vedete se ci sono sopravvissuti. No, parliamo con lui. Davvero? Vediamo cosa ci dice. Grazie. Niente. Né una missione secondaria né niente. Saccheggiamo ancora. Credi che sia successo? Ragazzo, sono colpito. Non pensavo sapessi combattere così. Hai le carte in regola per organizzare la resistenza. Il prossimo passo è ristabilire la frequenza radio. Il segnale è andato. Non riesco a captare niente al di fuori dell'isola. La torre radio vicino alla riva sud deve essere fuori uso. Credi di riuscire a sistemarla? Da notare come se ci avviciniamo a questa... a questo fumo verde abbiamo come delle allucinazioni, la vista strana, molto più figa. Questa è la loro droga. Allora, senza perderci in chiacchiere, raggiungiamo la torre radio. Come avete potuto vedere, in quei punti dove c'è quella corda blu ci possiamo arrampicare e scalare. Poi con le abilità che potremo ottenere ci sarà anche un rampino. Molto molto più utile. Qua c'è altra roba. Direi di farlo prima di andare avanti. Tanto dobbiamo liberare la zona. Soltanto che ho 5 proiettili. No, oddio, 10. In tutto però. Sperando che non mi veda, cerchiamo di fare un attacco furtivo dal basso. Dai 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 che siamo vicini. Eccolo qua. E si è spaccato la testa. E 6 munizioni di pistola. E sali cazzo. Per servire il progetto è una benedizione, che tu sia umano o animale. Dobbiamo raccogliere la carne degli animali. Ce ne sono 3 qua, se non ricordo male. Il primo lo faccio uccidere da lui. Il secondo, eccolo qua. Vediamo, c'è anche un terzo. No, mi ricordavo male. Prendiamo subito qua, certo, subito perché... l'arma. E ci dice in pratica che con L1 ora abbiamo, oltre alla pistola, anche questa. R1 lanciamo. No, ho sbagliato. Hanno l'attacco con quadrato. Selezioniamo la granata. L'abbiamo? Non ne abbiamo purtroppo. Allora. Direi una Molotov. Oppure molto più semplicemente gli spariamo. Benissimo. Su tutte le torri della contea, non preoccuparti. Ma comunque, cerca di non cadere. Bene ragazzi, siamo appena arrivati in cima alla torre. Interagiamo. Vediamo cosa succede. Area liberata completamente. Delle munizioni. Ehi, vice! Sto ricevendo un segnale!
Apri la mappa e ti dico cosa sto sentendo. Partiamo dalle basi. Usa lo zoom per ridurre la mappa e vedere tutta la contea. Hop County si divide in tre regioni. A nord abbiamo i monti Whitetail. Lì comanda Jacob Seed, il fratello maggiore di quella cazzo di famiglia. Jacob addestra la setta ed è molto bravo a fare il suo lavoro. Eli e la milizia dei Whitetail cercano di creare una resistenza, ma Jacob è sempre pronto a schiacciare i loro sforzi. A sud-est c'è l'Embane River, è il territorio di Fate, la loro sorellina. Ho sentito storie assurde di gente che perde la testa in un luogo chiamato il Gaudio. A ovest invece c'è Holland Valley. John Seed è arrivato e ha iniziato a prendersi tutto nel nome della setta. Cibo, scorte e nei casi più gravi anche persone. Ricevo molte chiamate da tutta la contea. Ti terrò aggiornato con tutte le informazioni utili. Bene, questa è la descrizione di quelli che sono i boss delle varie aree. Quindi abbiamo 4 boss in questo gioco. Allora, la nebbia dovrebbe diradarsi, il che significa che puoi lasciare l'isola. Pazienta, non ci vorrà molto. Oh merda, Vice, sto ricevendo cattive notizie da Holland Valley. Una trasmissione di John. La devi vedere. Siamo dei peccatori. Tutti peccatori. Voi, io. Persino il padre conosce in profondità il peccato. È un veleno che ci annebbia la mente. E se vi dicessi che potete liberarvene? Se vi dicessi che i vostri sogni si possono avverare? Se vi dicessi che ogni ostacolo può essere superato con un pensiero, un'idea? Che la libertà dal peccato si ottiene attraverso il potere di una semplice parola. Quanto cazzo sei ammalato anche tu. Però che pubblicità. Questa sì che funziona. Sì. Sono un peccatore. Sì. Desidero essere liberato. Sì. Desidero essere redento. Se adesso state guardando, sappiate che siete stati selezionati. Verrete purificati e confesserete i peccati. Così vi verrà offerta la redenzione. Non temete. Non c'è niente che dovrete fare. Saremo noi a venire. Benvenuti all'Eden's Gate. Merda. John Seed ha preso la tua collega Hudson. È nella merda fino al collo. Devi liberarla. Ehi, ti ho segnato 3 luoghi sulla mappa per cominciare. La segheria a nord, la prigione di Hope County a est e la città di False End a ovest. A te la scelta, ma se fossi in te comincerei da False End. Bene ragazzi, io direi che anche questo secondo episodio possa benissimo finire qua. Se vi è piaciuto sostenetemi, commentate, condividete e alla prossima.